Ciao Tiziana, bentornati a tutti gli amici dell'Ottava Freccia. Allora, questa settimana, visto che nell'ultima settimana abbiamo parlato un po' di simbologie sia nell'ambito della cultura nativa, nella visione del cavallo e via così dicendo, vorrei parlarvi di un altro simbolo molto importante che è sempre relativo alle culture nativoamericane e che in qualche modo modifica nel nostro immaginario quella che è una parola che noi di solito, usualmente, utilizziamo magari sui libri di storia o leggendo mitologie ed epopee, quando parliamo di battaglie, quando parliamo di guerre, si tratta appunto della parola scudo. La parola scudo nella cultura nativa americana ha tutt'altro significato e tutt'altra funzione. Lo scudo, come potete vedere da questa immagine, non ha assolutamente alcuna valenza di protezione in battaglia, ma porta piuttosto con sé un'immagine, un simbolo, ed è strettamente connesso a quella che probabilmente tutti gli appassionati conoscono, ovvero la danza del sole. Durante la danza del sole, infatti, inizialmente 12 scudi sacri venivano in qualche modo portati all'interno di 12 pali biforcuti che rappresentavano effettivamente poi la tenda della danza del sole durante il periodo del rinnovamento, e così aveva luogo questa cerimonia. Nel periodo dell'anno, tra una danza del sole e l'altra, questi 12 scudi sacri venivano appunto conservati da vari guardiani degli scudi, che non erano sempre gli stessi, ma variavano da una tribù all'altra. E si trattava sempre di tre importanti categorie: i guaritori, quelli che oggi chiameremo i medici, gli indovini e gli insegnanti. Vi farei riflettere solo un secondo su questa terza categoria, quanto poco valore tutto sommato, e non sto parlando chiaramente perché io sono un insegnante, ma parlo in senso generale, quanto poca importanza in realtà dia la nostra società a questa categoria e quanto invece fossero ritenuti fondamentali gli insegnanti, cioè coloro che in qualche modo portavano avanti una conoscenza, una saggezza di generazione in generazione. Queste appunto tre categorie, che non appartenevano mai alla stessa tribù contemporaneamente, conservavano gli scudi appunto da una danza del sole all'altra, quindi da un periodo di rinnovamento all'altro. Perché 12? Si potrebbe pensare, non so, 12 come per noi i mesi dell'anno magari. In realtà 12 erano ritenute le popolazioni della Terra, di cui due soltanto erano le popolazioni nativo-americane, le popolazioni cosiddette indiane, mentre le altre 10 erano tutte le altre popolazioni della Terra, che erano anch'esse sacre, secondo loro. Sacre tanto quanto le due nativo-americane. Altra importantissima lezione, perché non so quali altre popolazioni forse avrebbero potuto definire le altre sacre, tutto sommato. Come vi ho detto in apertura, lo scudo non aveva assolutamente alcuna funzione in battaglia, non aveva assolutamente questo significato, se non forse eventualmente, se vogliamo vederlo in senso metaforico, nella battaglia che ciascuno di noi intraprende, una battaglia personale di crescita contro i propri nemici, i propri fantasmi interiori, e che in qualche modo veniva intrapresa durante la cosiddetta ricerca della visione, cioè durante il percorso che si intraprendeva lungo la via della propria ruota di medicina in collaborazione e con l'aiuto dei quattro padri spirituali. Per farvi capire un pochino quello che può essere il significato di uno scudo, vi faccio vedere un'immagine abbastanza classica, abbastanza conosciuta di scudo personale. Esistevano infatti varie tipologie di scudi: c'erano gli scudi personali, gli scudi degli uomini, delle donne, dei bambini, gli scudi di pace e poi gli scudi sacri di cui abbiamo parlato prima. Allora, prima di tutto vedete che lo scudo comunque ha per l'appunto una forma circolare. Torniamo al simbolo chiaramente della ruota di medicina, del cerchio sacro e quant'altro. Cosa notiamo? Notiamo da una parte il sole, dall'altra parte la notte, quindi in qualche modo una unione, un equilibrio tra quello che noi forse nel nostro, come abbiamo raccontato qualche volta fa, nel nostro dualismo, il dualismo della nostra cultura, intenderemmo come buio e luce, come morte e vita, e che per loro invece è l'appartenenza ad un tutto. Loro sostengono in molte delle culture, delle popolazioni nativoamericane, che quando il sole tramonta nel nostro mondo, sorge nel mondo dei morti, e quindi c'è una continuità totale di questo tipo.
Infatti voi vedete che le frecce, anche questa simbologia, noi siamo l'ottava freccia, no? Che ritorna nel nostro parlato, simboleggiano proprio il passaggio da un lato all'altro. E poi cosa troviamo ancora? Il simbolo dell'aquila, animale totemico per eccellenza, abbiamo parlato dei cavalli nelle scorse puntate, e come si diceva appunto la continuità, perché vedete che in realtà questo paesaggio, questo arcobaleno in qualche modo segna appunto quasi un cerchio, o meglio la ripetizione di due sfere che poi in realtà, se unite, diventano un tutt'uno, quindi un qualcosa di assolutamente legato al concetto di unicum e quindi di appartenenza ad un equilibrio e a una verità universale che continua. Simbolo quindi per eccellenza, possiamo dire, dell'equilibrio che ciascuno di noi cerca di raggiungere, che cerca di raggiungere attraverso la via di medicina, e quindi ciascuno di noi, se appartenesse alla cultura latinoamericana, avrebbe un suo scudo personale che andrebbe a rappresentare quello che è il proprio percorso e che in qualche modo lo difenderebbe da se stesso qualche volta nel cercare appunto di portarlo a termine. Vi saluto, ci vediamo la prossima settimana, un bacione Tiziano, un bacione a tutti voi.